gente, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati nella mia cucina, sul mio divano. E niente, oggi siamo qui in questo video perché, come avete detto dal titolo, devo impacchettare un regalo e voglio parlare di questa cosa di non sapere impacchettare regali ormai a 19 anni inoltrati. Prima di tutto però vi ricordo che oggi siamo nel 23esimo vlogmas e come al solito trovate tutti i video precedenti nella playlist in alto a destra. Quindi io direi di iniziare subito con questo video e sì, devo impacchettare questo regalo perché in realtà gli altri li ho già impacchettati, in parte io e in parte mia mamma, e niente, nonostante io abbia 19 anni non so fare pacchetti regalo, infatti ogni volta è una tortura perché quella cacchio di carta da regalo non collabora. Ovviamente, come potete ben immaginare, dato che questo video uscirà il 23, non posso farvi vedere né dirvi che cosa ho regalato a mia sorella, perché altrimenti sarebbe uno spoiler di un regalo. Andiamo però a prendere la carta da regalo, va? Ok, così dovreste essere diritti, spero, suppongo, credo, non lo so. La carta da regalo sta qua, esattamente qua. Abbiamo tutto questo mappoio di fogli e scegliamone una. Forse questa. Prendiamo questi e riposiamoli. E adesso manca lo scotch trasparente che sta sempre qui in questa cosa gialla che vedete qua vicino. Quindi prendiamolo ed eccolo qua. In teoria dovrebbe starci neanche uno piccolo, non so se sia finito. Forse sì. Sì, perché non lo vedo. Ok, preso tutto, riposiamo tutto e voilà. Tra l'altro, se vedete tutto quel casino là, sono i libri di scuola di mio fratello e mia sorella, quindi non facciamoci caso. Adesso è arrivato il momento che odio. Allora, mi sa che farò una cosa. Prima di tagliare qualsiasi pezzo di foglio di carta, lo apro, vedo la cosa che ci devo mettere all'interno, quanto è grande e quanto spazio occupa, e poi di conseguenza mi regolo se bisogna tagliarla o meno. E vediamo che cosa riusciamo a fare. Tengo aggiornati. Ok, forse ho trovato il giusto compromesso. Ovviamente capite che non vi posso far vedere il processo perché altrimenti spoilerò. Quindi sì, vi farò vedere direttamente il pacchettino chiuso. Avevo pensato appunto di blurrare, come ho detto prima, ma in realtà mi sono accorta che si capisce ugualmente, quindi mi conviene non rischiare. Ok, sta venendo meglio del previsto, forse. Sto facendo il possibile. In teoria così dovreste vedermi. Ho altri due pezzi di scotch qua, li attacco qua e vediamo di finire di attaccare questa cosa. Ogni volta è un disastro, ma come si fa? Allora, io adesso vorrei fare quelle linguette famose, no? Quelle che tipo prendi gli angoli e le pieghi. Oppure potremmo farlo a caramella. No, rischiamo a caramella, si distrugge tutto. Poi dopo voglio vedere. Seconda. Magari fanno una cosa così. Però poi si vede tutta la carta da regalo. No. Dobbiamo fare per forza la sorta di croce qua. Vedi, questa è la parte che odio di più in assoluto, raga. La parte che odio di più in assoluto. Di fare i regali. Impacchettarli proprio. Ok, questa cosa così, ti prego. Bello che me ne esce dall'altro lato, sai che risate? Ci sarebbe da ridere. Ok, facciamo le due orecchie anche di qua e poi vediamo come farlo sembrare un tantino più decente, ma non troppo, è giusto un pochino più decente. Ok, almeno è chiuso. È chiuso già così, GG. Ok, eccoci qua, questo è il nostro pacchetto, come potete ben vedere non è nulla di professionale, ma già si sapeva, almeno l'abbiamo chiuso però, quindi GG già così è un'ottima cosa. E niente, in realtà se lo giriamo dall'altro lato non è nemmeno così tanto male, diciamo la verità, anche perché voi non sapete cosa c'è dentro, ma per quello che c'è dentro ho fatto davvero il mio meglio. Quindi in realtà direi che per questo pacchetto posso ritenermi soddisfatta, sempre meglio di quegli altri che ho fatto, vi giuro. Comunque, adesso parliamo un attimo di questa cosa però, dei pacchi, perché c'è bisogno di capirci un attimo. Allora, io non so da cosa possa derivare questo problema che ho nel fare i pacchi regalo, però in realtà, non vi so dire, cioè è davvero una cosa strana, non riesco proprio a farli bene.
Cioè, comunque è vero che non faccio pacchi regali tutti i giorni, quindi dovrei semplicemente, penso, allenarmi, tra virgolette, di più, o magari vedere qualche tutorial su YouTube, però è esilarante questa cosa che a 19 anni io non sappia fare un cacchio di pacchetto regalo decente. Spero ci sia qualcun altro in questa stessa situazione, perché altrimenti vuol dire che c'è un problema di fondo. E non so voi, però a me tipo alle 3 di notte mi capita di andare a vedere questi video dei cinesi o dei giapponesi che ti fanno un pacchetto regalo perfetto in 0,2 millisecondi, senza nemmeno usare lo scotch. Ed è quando vado a vedere quei tipi di video che mi rendo conto che la mia vita è praticamente inutile. Comunque niente, ragazzi, scherzi a parte, fatemi sapere voi che rapporti avete con i pacchi regalo. Spero che questo video breve ma carino, forse divertente, vi sia piaciuto. E niente, se così è stato mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi do appuntamento domani alle 18 per il penultimo video di questa serie di Vlogmas. E niente, bella!